Penso che secondo me 23-68 per la Glebova è un po' poco. Andiamo. Per quello che a noi ci è piaciuto, perché è pieno, difficile e articolato. Però vabbè. Però vabbè, no, del tipo, però vabbè, perché sicuramente se i giudici sono stati messi lì perché sono più competenti. No, ma no, vanno anche a vedere nei particolari cose che magari noi non possiamo neanche andare a rivedere a livello ovviamente tecnico. Ed eccola pronta Polina Korobeinikova con il suo Romeo e Giulietta. Nel primo Grand Prix tra i senior, la passata proprio settimana, ha ottenuto una settima posizione a Mosca. Ci aspettavamo qualcosa di più da Polina Korobeinikova, che ci aveva davvero ben impressionata all'Europeo con una quarta posizione. Triplo Tolu, molto leggera. Doppio axe. Tra gli applausi entusiasti del pubblico di Parigi, la prova Polina Korobeinikova, questa volta è entrato il triplo loop, cosa che aveva invece fatto solamente doppio a Mosca. Tra l'altro loop è proprio il suo salto più forte, però la vedo ancora un po' fuori dall'interpretazione di questa musica, non so, questa è la mia personale sensazione. Guarda, sicuramente potrebbe essere più intensa, però rispetto a quello che abbiamo visto finora, io apprezzo tantissimo questo programma a livello di freschezza, leggerezza, ha eseguito gli elementi tecnici bene. Ah sì, bene, sì, quello. Cioè, secondo me è molto piacevole, veloce, ho visto un sacco di movimenti di braccia, di coreografia a livello non tanto di interpretazione, ma più come costruzione del programma. Una costruzione del programma molto interessante. Guardiamo qua la prima combinazione di triplo tolup. Vi ricordo che il tolup è quello che è il salto puntato, che viene puntato proprio con la gamba in favore alla rotazione. Questo è il loop, perché viene preso dal filo, è uno dei fili dei salti assieme al salkov, che viene preso dal filo, cioè dalla curva. Dettaglio della trottola, posizioni bellissime. Beh, poi una bellissima presenza trottola. Ma sul lei, ghiaccio. Guarda, quando l'ho vista
mi ricordo nelle preliminari all'Europeo, ho detto c'è una pattinatrice straordinaria nelle preliminari, perché veramente mi aveva fatto un'impressione. Sai cosa mi sembra? Mi sembra cresciuta a livello, è diventata più donna, mentre l'anno scorso agli Europei risultava più ragazzina, più bimba, adesso la vedo molto cresciuta anche. Preliminari, tra l'altro, ricordiamo che non ci saranno non più. Ci sono più, perché Arianna? Perché no, da quest'anno l'ISU ha deciso di mettere dei benchmark, dei base value a livello di score tecnici che gli atleti devono raggiungere durante le competizioni internazionali dell'anno, che possono permettere agli atleti stessi di accedere o meno ai campionati del mondo, ai four continents, ai campionati europei. Ecco, per questo la sfida si è anche alzata a livello tecnico, ovviamente, perché il punteggio da ottenere è proprio il tecnico. Ottimo, 27-33 per Polina Korobenikova, 27-17 per la presentazione, per un totale di 54-50. Non ha assolutamente problemi ad andare in prima posizione. A livello tecnico è leggermente inferiore alla Glebova, che ha 28-93. Per quanto riguarda i components, ha superato anche Cristina Gao. Quindi merito ad Elena Glebova e a Polina invece per quello che riguarda i components. Ed eccola la classifica, allora Polina Korobenikova con 54-50, poi la Glebova con 52-61, Cristina Gao con 52-55, 48-86 per Elena Marocco, e naturalmente ci dispiace tantissimo vedere una patinatrice come Jenna McCorkle in ultima posizione, ma il tecnico di Jenna era purtroppo veramente disastroso.